naturalmente anche lo spettacolo di oggi che state vedendo è un banco di prova per i ragazzi che si preparano all'Istituto Santa Maria. Allora, chiamiamo subito Manolo Caramico, Edoardo Turco, Vittorio D'Amico. Ecco a voi l'Odissea, il viaggio di Ulisse. Musica! Oggi narreremo per voi le vicende di Ulisse, re di Itaca, che con coraggio conquistò la città di Trota. Ma quale Trota? Troia? È Soreda. Mamma, da mano. E mentre Ulisse vagava pellegrino ad attendere il suo ritorno, c'era Penelope. Figlio mio, sono ormai 20 anni che Ulisse non ritorna. Sono preoccupata. Non mi preoccupasse, ma mi preoccupo. Sto bene, madre, stop. Stai tranquilla, madre, stop. Ma quante volte te lo devo ripetere che ti chiami Telemaco, non telegrafo, strunzo? Ulisse di buon mattino partì da Gigia con la zattera. Con la zattera? Ma no, sta scritto zattera! Scusa, lo sai che tengo problemi a leggere, frate? Ma durante il suo pellegrinare venne richiamato da un famelico canto delle sirene. Nino, 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 Nino. Fermate la nave, accostate sullo scoglio a destra. Non ho capito, cosa bisogna fare? Scoglionate a destra. La recitazione, il canto, ma anche la fotografia, la regia, tante materie in più che si possono studiare all'Istituto Santa Maria, ma materie belle, interessanti e che rendono sicuramente il percorso scolastico più creativo. Allora, con Hello Sofia Bargellini. So hello. Stiamo per ascoltare Nati in Comperzo da Martina Roselli. Buongiorno. Sì, volevo sapere se ordinavate qualcosa. Ma guardi, noi prendiamo due caffè. Due caffè. Due caffè. Due caffè. Bene, sì, arrivano subito, grazie. È troppo lungo. Lungo il viaggio. Lungo. Lunghissimo. Ma è troppo corto. È troppo corta la distanza. Guardi l'animale. È troppo caldo. Sei schiuma. È troppo caldo. Caldo. Scusa, ci sei mai andato? Hai mai sentito? No, ma dicono che è caldo. Se schiuma. Se schiuma, besciamella, ce l'ha presente? Besciamella. Besciamella, mozzarella, ricotta, che ne so, boh, vabbè. 1, 2, 3, go! Accendiamo la sala! Forza, vieni Dani! Su! Forza! Forza, su! Grazie a tutti questi ragazzi, forza, su in piedi! Oh, questa bellissima vitalità! Vedi che si canta! Grazie, era un modo per farvi capire quante cose noi facciamo. La musica naturalmente è un elemento trascinante e poi ci sono le parole, come avete visto, trasformandole diventano uno sketch, un pezzo di recitazione. E quindi ecco, tutto questo è quello che accade al Santa Maria. Naturalmente si studia, ecco, c'è la parte seriosa che naturalmente è molto importante, anche perché se non c'è quella, come dire, cade tutto, no? Certo, ma sono tre indirizzi diversi, vero, dal linguistico all'Istituto Tecnico Aeronautico fino all'ultimo, da un anno, Scienze Umane. Scienze Umane, il liceo delle quindi, Scienze Umane. Però, mettere anche la creatività e l'arte all'interno di un percorso formativo di un ragazzo è importantissimo. Vediamo un po', per alzata di mano, chi è che verrà nei prossimi domeniche o farà l'uno stage? Vediamo un po', accendiamo un po'. Ecco, oh, bellissimo.
forza. Allora, naturalmente abbiamo detto sia la domenica, bravissimi, e sia per lo stage, venite uno o due giorni in modo che vi accogliamo e vi facciamo vedere con mano tutto quello che facciamo. Grazie, veramente grazie. Sarà un'assenza giustificata, ma per voi sarà importantissimo, perché comunque potrete vedere e conoscere. Mi raccomando, vi aspettiamo. Dove potete andare poi a, okay, continuare il percorso formativo. Andiamo avanti, Dani, che abbiamo adesso? Ebbene, grazie. Sì. Allora, abbiamo un brano con un brano appunto di Stevie Wonder, Master Buster, Silvia Cuggini. Dove mangiare, te ce porto io. Dai, andiamo al ristorante da lui. Ristorante centro del Roma, grande piramide d'Egitto, te ce porto io. Va bene? Grande piramide d'Egitto. Tu fai cucina? Io faccio cucina tipica rumana del Roma. Cucina tipica rumana, sì, proprio. Sì, rumana del Roma. Proprio del Roma tu, sì, sei, ma da generazioni sei del Roma. Certo. Sette generazioni rumani di Roma hanno i cuochi. Ah, sette generazioni? Sì, tu sei sicuro che sei di Roma, eh? Ancora tu insisti? Certo che io di Roma. Sì, 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 sì. Ci sta, sì, nel ristorante tuo uno dico che è di Roma, uno. Beh, uno ci abbiamo il coco. Il coco. Se vuoi dove lo chiamo? Chiamalo. A Zizi, viene un attimo. A Zizi è tipico di Roma, sì, a Zizi. Sì, la strella. A Zizi è brevazione da Giacomo. E certo, a Giacomo, certo. A Zizi, stiamo là, no? Certo. Beh. Io so, vabbè, passiamo sì, avanti. Vabbè, senti. Fammi un liquore. Liquore, c'ho un mio amico che mi ha portato un amaro. Sì. Perché è del Montenegro. E non è battuta. Senti, per favore, vamos. Vedi? Allora sei sicuro che tu sei di Roma, puoi dire. Come? Non sono di Piazza di Spagna. Vamos. Adesso è la volta di un ex allieva, di un ex alunna del Santa Maria. Perché come potete capire poi c'è appunto chi continua nell'arte e chi rimane comunque legato al luogo dove si è formato, in cui ha studiato, in cui ha sicuramente vissuto tante belle esperienze, ma soprattutto ha imparato anche a cantare. Ma lei fa anche hip hop, balla, insomma, veramente una ragazza completa. Con Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, Vanessa Tommasetti. Torno qua è sempre come se fossi in famiglia, insomma, no? La prima cosa che ho visto quando sono entrata a scuola è stato proprio il calore, cioè proprio di stare in famiglia dentro una casa, e questa cosa ce l'ho ancora dentro adesso, sia se canto sia se li vado a trovare a scuola, non è mai cambiata. Tra le altre cose, il video che abbiamo visto alle tue spalle è opera dei ragazzi del Santa Maria. Sì, tutti i miei amici, Clarissa, Mincuzzi, Valentina Michele, Edoardo Mario Antoni. Grazie. Sì. Chi di voi si sente dotato dal punto di vista canoro può iscriversi, può presentare la domanda proprio alla segreteria dell'Istituto Santa Maria al torneo Lugola della Sabina. E allora iniziamo a chiamare sul palco appunto una di queste ragazze che ha vinto il torneo, Stella Grillo. Eccola. L'ha vinto nel 2013. I miei professori mi consigliarono
questo concorso, che quando l'ho fatto io era il primo anno, quindi la prima edizione, e mi sono divertita tantissimo, anche perché ho vinto uno stupendo viaggio a New York insieme a mia madre e alcuni ragazzi del liceo, quindi è stata veramente un'esperienza bellissima. Quindi ai ragazzi consiglieresti di partecipare? Assolutamente sì. Allora, cosa ci fai ascoltare? When I Was Your Man di Bruno Mars. La vincitrice del torneo Lugola della Sabina nel 2014, la chiamiamo Micaela Sovran. Allora, l'appuntamento ve l'abbiamo dato tutte le domeniche, anche dalla prossima, con i vostri genitori. Venite a visitare la scuola Santa Maria in via Ticino. E poi ancora, se avete voglia, come ho visto tante manine alzate, vi fate questo stage orientativo. E quindi venite uno o due giorni, in attestato di partecipazione vi darà il modo di non avere l'assenza a scuola. E ringraziamo tutti i professori, naturalmente tutti voi, e adesso il grande finale con il nostro Daniele Sinasce. Allora, io prima di cantarvi questa canzone vorrei chiamare qua sul palco un grande artista. Io ho ricevuto in dono, perché il Natale è una cosa meravigliosa, tante volte ce lo dimentichiamo, invece dovremmo prendere un pochino più appunti, mi è arrivata una poesia. Poi vi dirò chi l'ha scritta e ce la reciterà questo mostro di bravura. Anche per me sarà un gran dispiacere lasciarvi. So che sono arrivato, so che sono l'ultimo arrivato. E devo dire la verità per me. All'inizio è stato difficile ambientarmi. Ma in poco tempo siete riusciti a farmi sentire parte di un qualcosa. Una vera classe. Persone con cui posso parlare di tutto e so che saranno sempre disponibili per me. Oltre al lato dei compagni, sono rimasto sorpreso dai professori, che posso considerare anche loro come degli amici e non solo come semplici amici. Sono davvero contento di essere capitato con una classe così e per me sarà un gran dispiacere lasciare tutti voi. Ma un ringraziamento speciale va a lei, professore. La conosco ormai da 4 mesi, ma in questi pochi mesi ho apprezzato davvero che grande persona possa essere. È il grande esempio che sa a tutti i ragazzi che hanno avuto l'onore di essere suoi allievi. È davvero una bravissima persona, cordiale, disponibile e socievole. E per certi versi posso considerarla come una sorta di padre. Sarà davvero difficile lasciare lei e tutte le fantastiche persone che ho avuto il piacere di conoscere e passare l'anno più importante, quell'anno che mi resterà impresso per sempre. Ed è proprio così che voglio ricordarmelo, con degli amici fantastici. Marinozzi, questa poesia l'ha scritta un nostro allievo al professore di regia e montaggio. Un grande applauso a lui.
Vai con la base. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Vai!